Bibbia può essere sintetizzata con l'acronimo CRIME: creazione, ribellione, iniziativa di Dio, missione, eternità. La tradizione cattolica sin dall'inizio ha rigettato il cosiddetto fideismo, che è la volontà di credere contro la ragione. Credo qui absurdum, credo perché è assurdo. Non è formula che interpreti la fede cattolica. Dio, con la sua grazia, illumina la ragione, le apre orizzonti nuovi, incommensurabili e infiniti. Per questo, la fede costituisce uno stimolo a cercare sempre, a non fermarsi mai e a mai quietarsi nella scoperta inesausta della verità e della realtà. Le tre scoperte scientifiche analizzate nei video precedenti puntano con decisione all'esistenza di Dio, un creatore non creato, eterno e onnipotente, che ha infuso di ordine e informazione intelligente il cosmo e la vita. È la C di creazione, ma la Bibbia va oltre e nei primi due racconti di creazione contenuti nella Genesi, Bereshit in principio in ebraico, ci dice con linguaggio poetico che Dio ha creato con amore la famiglia umana per intrecciare con noi un rapporto di alleanza familiare. E l'alleanza, la Berit, è un concetto essenziale per comprendere l'intero testo biblico, come vedremo. Il primo racconto, di matrice sacerdotale, ci mostra Dio come creatore e ordinatore, da Genesi 1 a Genesi 2 e 4a. Il secondo, di matrice yavista, ci parla di Dio come padre della famiglia umana, da Genesi 2 e 4b a Genesi 3 e 24, e di come, per un peccato di orgoglio, la morte spirituale sia entrata nel mondo. Ma prima bisogna capire come leggere, come interpretare i primi 11 capitoli del libro della Genesi, che contengono alcuni tra i testi più fondamentali della storia dell'Occidente. Si tratta di capitoli inquadrati nel genere letterario della eziologia metastorica. Cos'è l'eziologia metastorica? Eziologia è la spiegazione della causa di ciò che noi oggi stiamo vivendo, ma metastorica, cioè al di fuori dello scorrimento della storia. In poche parole, noi non dobbiamo andare a cercare quell'Adamo e quella Eva con la carta d'identità che porta il loro nome e le loro peculiarità, ma dobbiamo trovare e rintracciare gli elementi eterni e veri sempre per ogni generazione all'interno di un testo allegorico che certamente non parla il linguaggio scientifico cui siamo noi abituati oggi. Possiamo fare un esempio che ci aiuta a capire meglio. La fiaba di Esopo della volpe e l'uva parla di una volpe che vede un grappolo d'uva, cerca di raggiungerlo, ma non potendolo prendere, se ne va disprezzando l'uva e dicendo che in fondo era acerba e non le andava di mangiarla. Non è importante se questa volpe è esistita o meno, è importante che questa fiaba, questo racconto, che fa parte di un genere letterario preciso, veicola una verità eterna che si sta compiendo molto probabilmente anche in questo esatto istante. Il suo contenuto è vero anche se non in senso letterale. Allo stesso modo, Genesi da capitolo 1 a capitolo 11 ci trasmette delle verità storiche eterne con un linguaggio non letterale. La mentalità semitica e lo stile narrativo del libro della Genesi è pre-scientifico. Nella Bibbia noi non troviamo, ad esempio, riferimenti ai dinosauri, alla muraglia cinese, a ciò che accade in altre parti della Terra, ma questo è chiaro. La Bibbia, come è sempre stato detto e insegnato fin dai primi padri della Chiesa, come Origene e Agostino, anche da Galileo, ci dice come si va in cielo, non come va il cielo. Non è un trattato sull'andamento del cosmo, degli astri, delle stelle, delle leggi della fisica. Non è un manuale di storia, di tassonomia o di botanica, e non ci racconta avvenimenti non significativi in ordine alla salvezza, ma ci dà tutto ciò che serve in ordine alla salvezza della nostra intera vita, perché la Bibbia è orientata a un fine, la salvezza dell'anima, del corpo e dell'interezza di noi esseri umani. I libri biblici insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre scritture. Nel primo racconto di creazione, di tradizione sacerdotale, Dio crea parlando. La parola è la seconda persona della Santissima Trinità, come ci svelerà il prologo del Vangelo di Giovanni. E Dio disse e così avvenne, ripetuto 10 volte. E fu sera e fu mattina, ripetuto per 6 volte.
e Dio vide che era cosa buona, ripetuto per 7 volte. È la scansione liturgica della settimana. L'autore sacro vede la creazione come una liturgia. Il tono litanico è evidente nelle ripetizioni, che facilitano la memorizzazione. Non dimentichiamoci che questi testi scritti erano innanzitutto tradizioni orali molto antiche, trasmesse di padre in figlio nella storia di Israele. Non c'è niente di letterale nei 6 giorni di creazione, e gli autori sacri lo sapevano. Dopo aver creato l'universo dal nulla, Dio risolve il problema del caos primordiale dando forma al cosmos. Inizialmente tutto è informe e vuoto, tohu wa bohu. C'è uno schema in quest'opera. Nei primi 3 giorni Dio separa e ordina i 3 reami della realtà. Nel primo il giorno e la notte, nel secondo il cielo e il mare, nel terzo la terra e la vegetazione. Nei secondi 3 giorni Dio crea gli enti che governano questi 3 reami. La luce maggiore e la luce minore il 4° giorno, che non vengono chiamati sole e luna, perché non le si adori, a sottolineare che non si tratta di dei, come nelle altre tradizioni del vicino Oriente antico, e poi uccelli e pesci il 5° giorno e animali ed uomo il 6° giorno. Dio creò l'uomo a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Adamo ed Eva rappresentano in pratica la prima generazione di esseri che portano impressa in loro l'imago Dei, l'immagine e somiglianza con Dio. Che questo sia avvenuto attraverso una creazione diretta o un processo graduale ed evolutivo ha poca importanza per noi in ordine alla salvezza. Ciò che è fondamentale ed eternamente vero è che l'essere umano è voluto dal Creatore e porta i segni della sua immagine e somiglianza, intelletto, ragione, volontà e capacità morale. Un'anima, il soffio di Yahweh, un principio immateriale, razionale, che ci fa vivi. E non ultima, l'impostazione sessuata della propria psiche e del proprio corpo, ordinata e volta alla riproduzione. E nell'essere fecondi e moltiplicarsi e governare la terra sta il primo dei comandi del Signore all'umanità. Cosa vuol dire esattamente questo fatto a immagine e somiglianza di? La chiave di lettura arriva in Genesi 5. Adamo generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. Immagine e somiglianza vuol dire figliolanza. Adamo è figlio di Dio come Set è figlio di Adamo, e il Vangelo di Luca, al capitolo 3, ce lo conferma, elencando la genealogia di Gesù a ritroso. Gli ultimi sono Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. La Bibbia è la storia di una famiglia, dal punto di vista di un padre che farà di tutto per salvare e recuperare i suoi figli perduti. Il 7° giorno Dio riposa e benedice la creazione. Il creato è descritto come un tempio ordinato, un giardino circondato da un recinto, ovvero un luogo in cui la natura, che è caos, che è creatività, che è disordine, viene gestita e amministrata in modo ordinato, divenendo un giardino. E questo mix di natura e cultura, di creatività caotica e attività ordinativa, è esattamente il tipo di luogo in cui gli esseri umani sono chiamati a vivere. Non una natura selvaggia, ingestibile, ma una natura governata e resa addomesticata. Un giardino. Che si tratti di una vera e propria alleanza universale di Dio con l'uomo è chiaro anche in Geremia, che al capitolo 33 la chiama l'alleanza con il giorno e con la notte. Il sabato è il giorno in cui riposare, ringraziare e benedire, celebrando la creazione. Poi da Genesi 2, versetto 4b, la creazione ricomincia. Una seconda narrazione, di matrice yahvista, si concentra ora su Adamo ed Eva, presentando un'alleanza fondata sul matrimonio. Adamo non trova nell'Eden un aiuto che gli sia realmente affine. Dio quindi trae la donna da Tselach dell'uomo. Questa parola, volgarmente tradotta con costola, in realtà vuol dire metà. Uomo e donna sono 2 metà. Si completano, si danno senso a vicenda e insieme ricompongono l'unità. Allora l'uomo, Ish in ebraico, disse
Questa volta essa è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Uomo e donna, Ish e Isha, un gioco di parole intraducibile in italiano, è come dire uomo e uoma, a indicare la perfetta complementarietà della coppia umana. Sono i sacerdoti del Tempio della Creazione, celebrano il dono della vita nel loro amore sponsale, sessuato e fecondo, in uno stato di santità e giustizia originali. Ma in Genesi 3 qualcosa va storto e dalla C di creazione passiamo alla R del nostro acronimo, la ribellione, ma questo lo vedremo nel prossimo video.